Ciao a tutti, benvenuti su Econ, nuovo contenitore multimediale di cultura e società di ambito conegliano. Parleremo della città, ma anche del conegliano in generale, il territorio, approfondendo in modo divulgativo sulla storia e la società del nostro ambiente in cui viviamo tutti i giorni. Io sono Michele Zanchetta, sono un archeologo e ricercatore e cominciamo da dove? Dal posto più indicato, a mio parere, per parlare della città. Siamo saliti sulla cima della Torre del Castello, sopra il museo, l'ultimo piano della terrazza, perché abbiamo la possibilità da qui di poter guardare dall'alto tutto il nostro territorio. Faremo durante la ripresa, che è una ripresa fatta in live streaming col telefonino, perché la nostra idea è che deve essere una cosa veloce, istintiva, come se fossero degli occhi a guardarlo. Quindi cominceremo da qua sopra, come a creare un cono che domina la città e la copre, e da qui vedremo tutto quello che ci circonda e poi man mano scenderemo con i servizi dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Certamente la visione dall'alto ci permette di vedere la stratificazione della città attraverso i secoli, perché come noi siamo su un castello medievale, in città ci sono anche quelli che sono le testimonianze dei secoli successivi. Per esempio la stazione dei treni, costruita nell'Ottocento con tutto il suo ponte rialzato. Oppure lo shopping center, edificio costruito di fianco alla stazione tra gli anni 80 e 90, perché una città cresce man mano, si stratifica, e magari tante cose che diamo per scontate non le conosciamo. Comunque, andiamo direttamente a presentare quella che è la nostra città dall'alto. E da dove cominciamo? Cominciamo guardando, buttando l'occhio appena giù. E cos'è che abbiamo appena giù? La prima cosa che incontriamo è Villa Gera, un edificio signorile costruito nell'Ottocento dallo Iappelli, con affreschi all'interno, in stile neoclassico. Noi qui lo vediamo da dietro, purtroppo ha delle distruzioni operate durante la guerra. Se spostiamo invece il nostro sguardo più verso destra, verso sud-ovest, vediamo una delle caratteristiche più famose, delle cartoline più famose di Conegliano, che sono le mura con la chiesetta della Madonna della Neve, costruite durante il Medioevo. Come vediamo, qui è la parte della collina medievale. Man mano che ci spostiamo c'è il grande parco di Villa Gera, e poi ricomincia sotto la città, Piazza Cima, con la Contrada Grande e tutto il quartiere medievale della città, che era cinta da delle mura e aveva delle porte di accesso. Quella più famosa è Porta Monticana, Porta Leone, che abbiamo a est verso il Monticano, appunto. Però c'era anche una porta, Porta Ruio, verso ovest, che però è stata distrutta perché? Perché come quest'anno ci sono le commemorazioni di Dante e facciamo festival, eventi pittorici come quello che c'è appena stato, delle mostre su Dante e sui suoi tre mondi, Inferno, Purgatorio e Paradiso, e nell'Ottocento decisero che per festeggiare Dante non sarebbe stato niente di meglio che a Conegliano che abbattere Porta Ruio e costruire le nuove torricelle dedicate a Dante. È un'altra idea della conservazione della memoria. La nostra città, come vediamo, si è sviluppata in orizzontale ma anche in verticale. La verticalità più famosa è il campanile del Duomo, che è cresciuto in più fasi, ma possiamo riconoscere anche sempre in centro il campanile di San Rocco, che la cui facciata però è stata costruita nel Novecento, o spostandoci verso più sud-est, però siamo fuori dalla città murata, verso San Martino, che è un convento. Perché ci spostiamo verso San Martino? Perché in realtà la città vecchia, da prima Conegliano, probabilmente nasce tra il convento di San Martino e la zona della Dersut, in sinistra del Monticano. Quello che adesso noi chiamiamo Borgo Madonna, un tempo era chiamato Borgo Vecchio. Perché? Perché si trovava all'incrocio tra due strade. Quella che scendeva da Vittorio Veneto, come spero, c'erano Cene nella Serravalle, e che veniva dalle colline, quindi faceva Carpesi, Capogliano, e la strada submontana, che è una strada di percorrenza molto antica, che correva al piede di tutte le colline, partiva più o meno
dall'Alto Friuli e scende, sempre correndo fino in fondo alle colline, scende fino alla zona verdeonese, è una strada di antichissima percorrenza. A questo incrocio, probabilmente già durante l'Alto Medioevo, o forse anche qualcosa in età romana, ma non ci sono prove, nasce il Borgo Vecchio. Perché? Perché in questo Borgo Vecchio vengono costruiti monasteri che ospitano anche i viaggiatori e ci sono le prime attività economiche. Ricordiamo che tutti i monasteri che c'erano al Conegliano, che nel Medioevo ce n'erano più di 20, erano tantissimi legati alle attività economiche, specialmente della pelle o anche delle lane. Altra cosa importante è che il Borgo Vecchio era circondata da delle difese, ma le difese non erano come siamo abituati noi con delle mura di pietra, come le mura attuali del Conegliano, erano delle mura con un fossato attorno, dove avevano deviato parte del corso del Monticano, e c'erano dei terrapieni con sopra delle palificate in legno, perché era molto più semplice da costruire e anche da conservare. Quindi quella è la vecchia Conegliano. Poi, col pieno Medioevo, nasce anche la Conegliano medievale. La prima attestazione della presenza di Conegliano in una fonte è del 1016. Infatti, pochi anni fa abbiamo festeggiato i 1000 anni della città, in cui si viene nominato in un diploma imperiale la città di Conegliano, insieme ad altri luoghi della zona. È interessante capire quindi che c'è un prima e un dopo il 1000. Quello che sappiamo meglio è il dopo. E il dopo cos'è? Il dopo è la costruzione della Contrada Vecchia con le mura, l'ingrandimento del castello in tutte le sue parti, e questo qui va avanti fino al pieno Medioevo, al basso Medioevo. Poi la città comincia ad ingrandirsi perché chiaramente cresce la popolazione. È interessante comunque vedere, nonostante i rumori che adesso sentiamo in sottofondo, anche tutto quello che c'è attorno. Abbiamo i vari borghi che conosciamo benissimo, benissimo. Abbiamo Costa, che è prossimo, sulla strada che porta alla Guizza, ma se ci spostiamo più verso ovest abbiamo anche Collalbrigo, che anche lì è presente una torre medievale, adesso quella che è visibile, che è una proprietà privata, è stata ristrutturata nel Novecento in forme neomedievali, ma tutto questo territorio costellato da fortificazioni. Ricordiamo che verso il Piave c'era il castello di San Salvatore, che da Conegliano si vede. Mentre se noi ci spostiamo verso nord, la cosa più caratteristica è sicuramente la stretta di Serravalle, che era proprio il punto di passaggio tra la pianura e le montagne. Però vediamo il nostro territorio così fortemente abitato e con tutti i problemi anche di consumo del suolo, aveva i punti più elevati dove c'erano chiese e abitanti. Vediamo Formeniga, Manzana verso nord-est, però c'è anche altre zone verso tipo la zona di Rua e San Pietro di Feletto. Questa è la Conegliano dall'alto, quello che si vedeva dall'alto. Se ci spostiamo di nuovo verso sud, cosa vediamo? L'allargamento di cui parlavo prima, l'allargamento della città che è a tutti gli effetti un ingrandimento del Novecento. Perché fino all'Ottocento la nostra città si riduceva ai corsi Garibaldi, Vittorio Emanuele, perché c'erano le chiese, i monasteri, non esisteva niente oltre, c'era campagna. Nel Novecento si amplia e vediamo tutte le zone, la zona industriale dell'ex Zoppas, abbandonata ormai da più di 20 anni, e così via l'allargamento dell'abitato, tanto che Campolongo, che un tempo era chiamata la villa di Campolongo perché era un abitato separato, ormai è diventato tutt'uno con la città. La nostra linea di passaggio e di percorrenza invece nord-sud qual è? È un fiume, il Monticano, che da ormai un migliaio d'anni e forse anche più è percorso dalla transumanza, perché i pastori continuano a portare i legreggi al cambio delle stagioni, ora verso sud quando si abbandona la montagna per svernare, ora verso nord percorrendo, risalendo lungo il Monticano da Oderzo, attraversano Conegliano e vanno verso il Passo San Boldo, passando per Tarso. Dal Passo San Boldo, dopo averlo varcato, le immagini immagino che siano state viste da tutti, sono molto caratteristiche, alcuni salgono sulle Prealpi, ma pochi. In realtà la storia dei pastori è molto interessante perché alcuni arrivano fino
in Val di Non, quindi in Trentino. Pensate quanta strada fanno con queste pecore. Questi percorsi sono percorsi millenari e Conegliano è stata importante anche per questa questione economica. Ora che abbiamo fatto la presentazione della città attorno, sempre dall'alto guardiamo un'altra caratteristica. L'altra caratteristica della zona del castello è la chiesa di Sant'Orsola, che noi vediamo mozzata rispetto alle sue forme originarie, perché era molto più grande. Ma questa qui è una storia che racconteremo quando parleremo del piazzale del castello. Io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo filmato. Ciao!